Iniziamo parlando di geologia, che non è una scienza molto famosa come la fisica o la matematica, ma è molto importante. In realtà quando parliamo di carbone, di petrolio, di gas, di terremoti, di clima e di tante altre cose, parliamo di geologia. La parola geologia nasce nel 1603 a Bologna, ad opera di Ulisse Aldovrandi. Chi è Ulisse Aldovrandi? È un grande viaggiatore, un po' come dice forse già il nome, che in tutti i suoi viaggi, per motivi scientifici, per motivi religiosi, per qualsiasi motivo, raccoglie reperti, fossili, resti di animali, qualsiasi cosa, per costruire poi quello che è il primo museo naturalistico della modernità. Giovan Battista Vai, decano dei geologi italiani, scrive: il Museo Aldovrandiano è una pietra miliare nello sviluppo dei metodi e delle conoscenze scientifiche moderne. Prima di lui, infatti, nessuno aveva classificato individualmente tanti fossili e più in generale tanti oggetti naturali nuovi per la scienza. Dunque la parola nasce nel 1603, ma la visualizzazione della geologia è già presente nei grandi pittori italiani, in particolare della Toscana. Se pensiamo ai paesaggi di Giotto, a quelli di Leonardo da Vinci, di Mantegna o di Bellini, ci accorgiamo che spesso questi pittori descrivono molto bene le pietre, i sassi, le rocce. Perché? Perché li hanno studiati, perché si sono interessati a queste cose. In particolare Leonardo da Vinci, che amava andare a studiare i letti del fiume e a indagare sulle stesse colline su cui poi si troverà a passeggiare Niccolò Stenone. Chi è Niccolò Stenone? Con Niccolò Stenone siamo di fronte al padre della geologia vera e propria. Nasce a Copenaghen nel 1638 in Danimarca durante la guerra dei Trent'anni. Suo padre è un orefice e quindi impara molto presto a usare le mani di precisione, diciamo così. E poi sceglie la strada della anatomia. I suoi contemporanei dicevano che la sua capacità manuale era così grande che avrebbe potuto contare le ossa delle pulci se le pulci appunto avessero le ossa. È così, così bravo, diciamo così, che diventa ben presto famoso e conteso nelle corti e nelle città europee. In particolare scopre il dotto di Stenone, cioè il dotto salivare, distingue tra le ghiandole secernenti e le ghiandole linfiatiche, dimostra che il cuore è solo un muscolo e poi fa anche tante altre scoperte che non abbiamo il tempo di raccontare. Ma che cosa succede a un certo punto nella sua vita? Che decide di recarsi in Italia, in particolare a Firenze. Firenze era la città dove aveva lavorato per anni Galileo Galilei e dove si trovavano a proseguire in qualche modo la strada da lui intrapresa i suoi discepoli, in particolare Lorenzo Magalotti, Vincenzo Viviani e Francesco Redi. Stenone si entra in amicizia con questi personaggi, che sono personaggi che lui trova straordinari perché particolarmente curiosi, intelligenti, brillanti, ma anche umili, in quanto per Stenone la scienza e la conoscenza della realtà naturale spesso dovrebbe spingere all'umiltà, anche se qualcuno, dice Stenone, si convince di essere autore delle cose che ha scoperto. Con questi personaggi, come dicevo, si trova molto bene, dialoga anche di fede perché Niccolò Stenone è un luterano molto rigoroso, mentre il Viviani e il Redi in particolar modo sono cattolici, ma fra le altre cose si trova a passeggiare su quelle colline di cui si parlava prima e a trovare delle conchiglie e dei fossili. Da tempo ci si chiedeva che cosa queste conchiglie e questi fossili fossero. E ci si interrogava, per esempio, sulle cosiddette glosse pietre, che erano dei denti di squalo. Stenone era anche fu chiamato alla corte anche a dissezionare proprio delle teste di squalo, i denti di squalo. Che cosa? Perché sulle montagne ci sono dei fossili? Le spiegazioni che si davano allora erano spiegazioni di origine per lo più greca ed erano fondate su una visione animista. I fossili, le conchiglie si trovano sulle montagne lontano dal mare perché sono oggetti caduti dal cielo, perché sono emanazioni delle stelle, perché nascono lì per generazioni spontanee. Ma non si pensava affatto che su quelle montagne un tempo ci fosse il mare.
Perché? Perché la storia della Terra era immaginata come una storia abbastanza breve, si datava la Terra circa 6.000 anni, non 4 miliardi e mezzo di anni come sappiamo oggi, e si pensava che le montagne fossero state sempre lì, più o meno le stesse, da sempre. Quindi c'erano le conchiglie, c'erano i fossili, ma lì non c'era il mare. E partendo da queste considerazioni che il nostro Stenone inizia a ragionare e a fondare, diciamo così, la geologia moderna, in particolare la stratigrafia. E nel suo trattato importantissimo De Solido del 1669 spiega le regole logiche che permettono di ordinare una sequenza in sequenza comprensibile il fagliamento, il sollevamento, l'erosione e la stratificazione di un paesaggio e dello strato religioso e dello strato roccioso sottostante. Insomma, con Stenone abbiamo la scoperta dell'evoluzione della Terra. Abbiamo la scoperta del fatto che questo mondo è molto più vecchio di quello che si pensava e che ha subito tutta una serie di trasformazioni che lo hanno cambiato. Ecco che Stenone diventa sempre più famoso anche per questo motivo, anche perché scopre la prima legge della cristallografia, anche perché si rende protagonista di un dibattito a distanza con Cartesio. Cartesio è morto da un po' di tempo, ma Cartesio nel De Homine ha scritto che il rapporto fra anima e corpo, fra l'anima invisibile e il corpo visibile, avviene nell'uomo attraverso una ghiandola, la ghiandola pineale, che Cartesio descrive come ghiandola mobile, che fungerebbe un po' come d'antenna che trasmette i voleri dell'anima al corpo. Ebbene, Stenone disseziona un cervello di fronte a un pubblico autorevole e dimostra che la ghiandola pineale non è affatto mobile, come diceva Cartesio, ma immobile, e che quindi Cartesio si è sbagliato e che il rapporto fra anima e corpo è molto più complicato di quello che Cartesio si immaginava. Perché si cita questo episodio? Beh, perché dimostra come gli scienziati di un tempo fossero molto interessati anche alle questioni filosofiche, alle questioni teologiche, e quindi le loro indagini nella natura servivano anche spesso per capire queste domande esistenziali più grandi, ma anche per dimostrare in qualche modo che Stenone era un uomo di interessi tra i più vari e i più ricchi che possiamo immaginare. Tanto che a un certo punto, oltre a scrivere una bellissima considerazione che vi leggo, belle sono le cose che si vedono, ancora più belle quelle che si conoscono, bellissime quelle che si ignorano, ecco che a un certo punto decide di cambiare completamente vita. Da luterano si fa cattolico e da scienziato diventa sacerdote. Diventa sacerdote, si reca a Roma a piedi, vive la sua vocazione con grande senso del rigore e poi diventerà addirittura vescovo e verrà mandato in Germania, dove vive una vita molto rigorosa, muore in povertà e quindi, come scrive il Cutler, dopo essere stato uno scienziato di fama, viziato e coccolato dalle corti più sfarzose del tempo, sul finire della vita diventò un asceta. Nel 1988 verrà proclamato addirittura beato e il congresso dei geologi, uno dei congressi mondiali dei geologi, quello che si è svolto a Firenze, appunto, ha avuto come tappa quasi obbligatoria la sua tomba. Ecco che concludiamo questa storia affascinante di un singolo personaggio ricordando una curiosità, e cioè che la storia della geologia è ricca di figure di italiani e di sacerdoti come Stenone. In particolare ricordiamo padre Andrea Bina, il monaco che costruisce il primo sismografo a pendolo nel 1751, il padre Timoteo Bertelli, barnabita, che è il padre della microsismologia dell'Ottocento, quindi dello studio dei micromovimenti della Terra, al fine di anticipare, se possibile, l'avvento di un terremoto e in qualche modo mettere in salvo la popolazione per quanto possibile, il famosissimo sacerdote Antonio Stoppani, presidente della Società Geologica Italiana alla fine dell'Ottocento, e il suo discepolo, anch'egli altrettanto famoso, Don Giuseppe Mercalli, famoso soprattutto per i suoi studi di vulcanologia, ma anche di sismologia. Infatti la scala Mercalli per la valutazione dell'intensità di un terremoto prende proprio il nome da lui. Ecco, quindi la storia della geologia è una storia molto bella e anche molto italiana.